quello che mi interessa è ricercare la vita negli oggetti che ritraggo, e non è proprio il contrario di concetto di natura morta, che è un termine che è stato tradotto male anche rispetto a quello che è il termine originale, ovvero still life, vita silenziosa. È proprio nel termine still life che mi riconosco maggiormente. In posa appunto questi soggetti che io amo, illuminandoli in una maniera precisa, particolare, per far rendere al meglio proprio la natura stessa dell'oggetto, del soggetto, come fosse quasi un ritratto. Diciamo che in qualche modo non c'è molta differenza tra dipingere una mela piuttosto che un ritratto, non che ovviamente abbia la stessa importanza, la stessa dignità, però in qualche modo cerco di avvicinare le due cose, di far trasparire il carattere dell'oggetto, pur inanimato che sia, come se avesse un carattere proprio. Possono essere, non so, il pane, piuttosto che i formaggi, piuttosto che, vabbè, ovviamente i frutti, ortaggi di ogni tipo, proprio per la varietà che offrono dal punto di vista delle forme, dei colori. E mi interessa proprio far percepire la superficie di questi soggetti, come la luce li colpisce, come la morbidezza proprio di questi soggetti, e in qualche modo il profumo, il sapore. Diciamo, la speranza poi è quella che si percepisca in qualche modo l'oggetto fisicamente dalla tela, non come fosse una fotografia, ma proprio oltre. È proprio un realismo tattile, dove si percepisce qualcosa di più viscerale, di caldo, di umano, che l'iperrealismo ovviamente non ha, perché la fotografia non ti potrà mai dare quello che la realtà ti offre. La tecnica che utilizzo nasce un po' da ricerche che ho fatto già dal periodo dell'Accademia, e osservando un po' i dipinti del 5, del 600, del 700, andando nei vari musei europei, cercando di capire come fossero stati realizzati questi dipinti. E ho fatto numerosi esperimenti, diciamo, tecnici per riuscire a ottenere gli stessi risultati. L'obiettivo era quello, cercare di arrivare a un risultato più vicino possibile a quello dei maestri che io ho sempre ammirato. Fondamentalmente lavoro su tavola, quindi per opere medie e piccole, cioè i formati che generalmente dipingo, appunto utilizzo la tavola, tavole di pioppo piuttosto che di compensato, marino, eccetera, però preparate con vari procedimenti tradizionali. Cerco sempre di utilizzare sia materiali sia procedimenti che sono stati sperimentati nell'arco dei secoli. Queste tecniche si possono riassumere principalmente nell'utilizzo di questi supporti lignei, rivestiti con tela magari di lino grezzo, di cotone, incollata sulla superficie, e successivamente preparate con gesso e colla animale, tutti i materiali sempre tradizionali. E poi questa tavola preparata con questa imprimitura, diciamo così, viene levigata uniformemente in modo da ottenere una superficie molto liscia, quasi come se fosse avorio, l'effetto finale è quello, e su cui poi stendo di disegno inizialmente e poi stendo i colori per velature successive. Mi dispiace confrontarmi anche con una committenza privata che può essere utile anche e di stimolo anche alla realizzazione di qualcosa che magari non avevo fatto in passato. Mediamente per dipingere un quadro impiego un mese di tempo. Mi piace lavorare dedicando il più tempo possibile per cercare di realizzare opere uniche. Ecco, la produzione in serie è proprio una cosa che non amo particolarmente, proprio in assoluto.
L'elemento moderno all'interno del mio lavoro si può individuare nella luce. Ultimamente mi è interessato illuminare le composizioni con luci più cristalline, e quindi anche la tavolozza si è un po' in qualche modo schiarita, e cerco di rappresentare la composizione con un senso di metafisica, di luce che cristallizza gli oggetti che questa luce stessa illumina. Cerco di dare un taglio contemporaneo sia per quanto riguarda la luce sia per quanto riguarda la composizione, e questo è fondamentale perché ovviamente sono una persona di questo tempo.